Raga, bentornati sul mio canale YouTube. Continuano i video a tema golazo per la prima settimana e infatti oggi ci andiamo a fare una bella review insieme di tanti giocatori che ho avuto modo di provare. Su tutti andiamo a parlare di Bobby Charlton, del Kohler nella versione 92 e soprattutto di Dimitar Berbatov. Partiamo proprio da lui, Sir Bobby Charlton, che con questa immagine dinamica è un po' un misto tra Raimondo Vianello e Pippo Franco, ma scherzi a parte, 1,73 m di altezza, alto normale il work rate, 4 stelle skill e 5 piede debole per un giocatore che se vogliamo è stile Butragueño, quindi un giocatore molto piccolino a livello di body type, agile, che fa della agilità per l'appunto nello stretto il suo punto di forza. In più il fatto che in questa versione riesca a poter avere anche il destro come se fosse il suo piede forte, gli dona ulteriore imprevedibilità. Per quanto riguarda il ruolo di partenza, è un COC e come ruolo alternativo fa solo la T. Peccato perché per magari andare ad ibridare, l'ATT avrebbe fatto molto comodo. Per quanto riguarda le statistiche, è un giocatore molto veloce che prende campo sia con i doppi passi, ma soprattutto con il classico speed boost, quello un po' old school, ovvero fatto con l'L1 e corsa. Visto il suo accelerate esplosivo, è un giocatore che quando andiamo a fare quella meccanica lì prende veramente tanti metri e dà degli strappi importanti che difficilmente poi i difensori avversari riescono a colmare. Quindi sotto questo punto di vista mi è piaciuto tanto. Per quanto riguarda la finalizzazione, non devo neanche starvelo a dire, è un demone sia per quanto riguarda i tiri dentro l'area di rigore che quelli magari un po' più defilato entrando all'interno dell'area di rigore, quindi un po' più fuori. Veramente incredibile sia la finalizzazione che la potenza tiro, vi dicevo anche il tiro dalla distanza che gli permette di poter essere pericoloso, unito anche a quello che è il playstyle plus del power shot che comunque vi permette di poter avere un'opzione in più. Per quanto riguarda i passaggi, ha un 91 di corto e un 92 di lungo che sono ottimi parametri per poter scambiare con i compagni. Vi dicevo in precedenza dell'agilità, unita al suo body type molto minuto, gli permette di poter essere clamoroso con i micromovimenti con la levetta, infatti ha 94 di agilità, 96 di equilibrio, 96 di reattività e 95 di dribbling, e in più non ha tanta forza, quindi non viene appesantito, ha solo 71, ha un ottimo 90 di resistenza. Per quanto riguarda i playstyle, vi dicevo del power shot, come playstyle plus ha anche il passaggio calibrato, dunque per poter convergere dal centrocampo, dalla posizione trequartista sulle punte con il driven pass riceve un boost, ha anche il passaggio incisivo e il passaggio lungo, molto bene il tecnico argento, con il tecnico nonostante non sia plus si muove benissimo, bene il razzetto, bene il primo controllo della trivela, non ci facciamo praticamente niente. Io l'ho utilizzato con stile intesa cacciatore, l'ho giocato sia da punta che da trequartista. Esterno, per il fatto che gli manca la quinta skill, non lo utilizzerei, e poi essendo un po' piccolino e vulnerabile a quelli che sono gli interventi avversari, però onestamente da punta e da trequartista mi è piaciuto veramente tanto. Si va ad inserire in una fascia di prezzo dove comunque come varietà di giocatori si tendeva a prendere sempre gli stessi, questo Charlton può essere una ottima alternativa. Io ve lo consiglio e ripeto, da giocare trequartista o attaccante, però principalmente in un attacco a due. Proseguiamo con un altro attaccante che è Dimitar Berbatov, il bulgaro famoso per la Berba Spin. In questa sua versione 93, 1,89 m di altezza, alto normale rendimento, 5 mosse skill e 4 di piede debole. Piede preferito il destro, un giocatore dotato di una grandissima fisicità che inizialmente mi aveva un po' preoccupato perché di solito questi giocatori riescono ad essere molto efficienti quando hanno il tecnico plus, se dotati di un body type importante, ma in realtà vedremo che questo è un problema, ma fino a un certo punto. Parte da ATT, può fare la T ovviamente come ruolo secondario, come la maggior parte degli attaccanti. Molto rapido, soprattutto quando si tratta di dover prendere velocità in campo aperto con il doppio passo. E poi, vista la sua fisicità, riesce anche a reggere abbastanza a quelle che sono le spallate contro asti avversari. Quindi, bene anche sotto questo profilo. Finalizza molto bene, sia all'interno dell'area di rigore che da fuori. Perché, nonostante abbia 83 di tiro dalla distanza, come potete vedere, ha un bel power shot
scusatemi, ha un bel tiro a giro plus come playstyle. Il power shot lo ha bianco, ma ci interessa poco. E quindi riesce a fare dei bei tiri a giro e a punire i portieri quando magari l'avversario non lo va a spostare sul secondo palo. Sui passaggi, bene il 90 di corto per dialogare con i compagni nello stretto. Vi dicevo dell'agilità per l'appunto, perché quel 91 con 90 di equilibrio, 91 di reattività e 97 di controllo palla, stranamente anche con i micromovimenti con la levetta non lo fanno muovere affatto male. L'88 di forza si sente, ma si sente fino a una certa, motivo per il quale io questo Berbatov l'ho trovato più mobile di quello che mi aspettavo. In più c'è anche la quinta skill con la quale vi potete mettere a fare un elastico, un reverse elastico, insomma tutta una serie di dinamiche che aiutano questo Berbatov ad essere più mobile di quello che uno si può attendere. Poi parliamo di una carta che costa 300.000 crediti, che si va a inserire in una fascia intermedia dove attaccanti secondo me di questo valore non c'erano, motivo per il quale arriviamo alla conclusione che a me questa carta è piaciuta tanto, perché finalizza bene, si muove bene, corre, da giocare chiaramente punta, si può giocare anche da esterno, è un po' stile Canton a tuono, perché comunque ha anche il passaggio calibrato bianco, ha il tecnico bianco, ha la resistenza dell'inesauribile bianco. Per quanto riguarda gli altri ci interessa poco a livello di playstyle, soprattutto la Trivela Plus non è che mi faccia impazzire, però è un giocatore che giocato con un bel cacciatore o con un motore, se volete andare ancora a amplificare la sua agilità, ma comunque vi ripeto, si muove discretamente bene, lo avete visto, gli potete andare a mettere anche quell'altro stile d'intesa. Per me, in questa sua versione, consigliatissimo Berbatov. Un altro giocatore che mi ha mandato fuori di testa è stato questo Kohler nella versione 92, quindi attenzione, assolutamente non quello evoluto, perché? Perché questo c'ha due playset della Madonna, quelli di Van Dijk Toti, ovvero il blocco e il procione. 1,86 m, normale alto, 3 skill, 4 piede debole, ovviamente fa il DC, è un giocatore molto rapido che quindi riesce anche a recuperare abbastanza quando ti partono gli avversari in contropiede, dotato di buoni passaggi, 95 di corto e 90 di lungo, paradossalmente anche un buon tiro perché ha 86 di potenza tiro e 83 di tiro dalla distanza. Quindi quando capita che magari becca un rimpallo da calcio d'angolo ci potete anche calciare con questo Kohler. Molto agile con l'L2, clamoroso, 86 infatti di agilità, 92 di equilibrio e addirittura 98 di reattività lo rendono demoniaco. Per quanto riguarda le statistiche difensive, è sia molto automatico, sia molto abile nel recupero palla, visto il suo Procione Plus. Si va a recuperare dei gran palloni quasi in mezzo al campo quando lo prendete manuale. Perché poi, ripeto, quando lo prendete, lo controllate, vi dà la sensazione di un giocatore bello, piacevole, visto i parametri di agilità e di dribbling. In più c'ha 92 di forza, 96 di aggressività. Questo si attacca all'uomo, non si schioda fino a quando non recupera il pallone. Playstyle li ha tutti quelli difensivi, tranne l'intercetto che per un difensore centrale non è importantissimo. C'ha pure il lancio lungo e l'inesauribile bianco. Male il tiro pla il power shot e l'header che non ci servono a niente. Però questo in una fascia più o meno sui 550-600.000, secondo me è un giocatore d'elite. Infatti potenzialmente rientra facile in una top 10 difensori che faremo magari poi prima dei tots. Andiamo a fare poi una rapida carrellata sugli ultimi tre giocatori che ho provato, che sono Cole, Cafu e Xabi Alonso. Una rapida carrellata perché non ho molto da dire, nel senso che Ashley Cole non costa tantissimo, costa più o meno 450.000 crediti, mi è piaciuto tanto, l'ho trovato molto completo perché vista la sua altissima aggressività, addirittura 93, riesce ad arrivare sempre in anticipo sull'avversario che riceve il pallone sulla fascia, quindi sta sempre nella posizione giusta per andare a fare il contrasto e nonostante non abbia poi il procione neanche bianco, è molto preciso in questo fondamentale. Poi è molto veloce, come playstyle c'ha l'L2 plus che gli dà una mano sulle linee di passaggio, il cross plus per mettere le palle sul secondo palo praticamente telecomandate, quindi anche la fase offensiva la fa bene. Io l'ho trovato molto più completo di giocatori che al momento stanno circolando lì sull'auto di sinistra, quindi se lo volete provare avete il mio benestare su questa carta che, ripeto, mi è piaciuta parecchio. Un giocatore che invece ovviamente mi è piaciuto però con delle riserve è questo Cafu, perché per carità di Dio, quando questo Cafu spinge, quindi fa la fase offensiva, visto l'alto alto, il 5 skill e 4 piede debole, lo sentiamo tanto, anche lui c'è il playstyle plus del passaggio teso bello telecomandato sul secondo palo, però poi non lo so, sarà che pecca un po' di aggressività, c'ha 77, sarà che non l'ho trovato molto performante in fase difensiva. Però
È vero che non costa neanche lui tantissimo, però non l'ho trovato troppo differente al Cafutuono che abbiamo avuto modo di provare in precedenza. Quindi io sì ve lo consiglio se volete un terzino sbloccato, però sinceramente se dovete prendere questa carta, diciamo che è un acquisto da ricchi, è un acquisto che fate perché volete mettere una ciliegina, avete budget illimitato e ci mettete il terzino Icon, altrimenti lasciate stare. Invece la grande delusione, secondo me, di questa review è questo Xabi Alonso, perché ogni anno gli fanno una carta speciale bella bustata. Praticamente questo sarebbe l'equivalente del Titans dell'anno scorso, che aveva delle statistiche clamorose come questo, che ha anche alto alto di work rate, ha dei bei playstyle, perché ha l'intercetto dorato, il lancio dorato, il passaggio filtrante, il tiki-taka. Però non lo so, lo trovo tremendamente passivo nonostante le statistiche. In mezzo al campo non lo vedi e non lo senti se lo giochi da mediano. Da mezzala, boh, pare che non si sente né quando impostate l'azione né quando si tratta di dover recuperare il pallone. Anche lui non costa tantissimo, però sinceramente mi aspettavo molto di meglio da questa carta qui perché aveva praticamente tutti quanti i presupposti per poter rendere. Quindi onestamente lui ve lo sconsiglio, invece ovviamente per chiudere su Cole e Cafu qualora li vogliate giocare, stile d'intesa sempre e soltanto Ancora. Ragazzoni, anche per questo video è tutto. Io come al solito vi esorto a commentare facendomi sapere se avete provato questi giocatori, cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Colgo l'occasione per augurarvi una felice Pasqua. Un saluto dai vostri Beroschi e a presto. Ciao!